Lampadine, condizionatore, televisore, frigorifero, tutte fonti di consumo di energia elettrica, spese vive che pesano sui bilanci delle famiglie italiane alle prese con la crisi. Secondo il portale del risparmio della comparazione delle tariffe, facile.it, una famiglia media potrebbe risparmiare più di 400 euro l'anno di bolletta elettrica migliorando la classe energetica di elettrodomestici e dispositivi elettrici. Quando si valuta l'opportunità di un acquisto domestico, quindi, bisognerebbe includere anche questo tipo di calcolo. In pochi anni di risparmio energetico ci si potrebbe ripagare una buona parte del nuovo elettrodomestico. Sorprendentemente la maggiore fonte di risparmio però sono le lampadine. Supponendo che in media in ogni casa ce ne siano 14, sostituendole con quelle nuove a basso consumo, si arriva ad un risparmio annuo di 190 euro, cioè la metà dell'importo che si considera possibile ottenere migliorando anche di poco la classe energetica dei nostri dispositivi elettrici. Secondo in classifica il condizionatore, sostituirlo con uno A++ riduce il consumo a meno di un terzo di un condizionatore vecchio stampo, risparmiando 118 euro. La bolletta si alleggerisce di 35 euro se il televisore a tubo catodico viene rimpiazzato da uno a LED, il consumo infatti si dimezza. E ora andiamo in cucina, l'elettrodomestico da cui si può risparmiare di più è il frigorifero, salendo da uno di classe B ad uno di classe A+, ci rimarrebbero in tasca 32 euro l'anno. La lavastoviglie nuova di classe A comporta una minore spesa pari a 19 euro. Il forno elettrico poi, se di classe A, consuma parecchio di meno, ci fa risparmiare 18 euro. Ultima la lavatrice, se si ipotizzano due soli cicli di lavaggio a settimana, passando da una classe B ad una classe A+, si spendono 14 euro in meno l'anno. Accorgimenti che ci fanno risparmiare molto sulla bolletta elettrica.